Quindi sapere che sono un'azienda storica, sono un'azienda di gestione familiare, sono un'azienda che da 50 anni soddisfa le persone sul mio mercato, ma adesso mi voglio allargare. Rianalizziamoci, o se non l'abbiamo fatto perché siamo un business nuovo, iniziamoci a domandare che tipo di azienda siamo, quali sono le mie caratteristiche principali, quali sono le peculiarità, i punti di forza, cosa ci differenzia dai concorrenti, ma soprattutto quali sono le mie debolezze. Spesso e volentieri non si analizzano le debolezze. Ho fatto consulenze ad aziende che spendevano tantissimo in campagne marketing, ottenendo tantissimo di risultato, il piccolo problema non avevano quantità di prodotti sufficienti per soddisfare i clienti. Tradotto, io facevo venire, loro facevano venire più clienti all'interno del negozio rispetto al numero di prodotti effettivi. Ne hai venduti 100, bravissimo, ma dal 101esimo cliente agli altri 160 che ti vengono, che il prodotto non ce l'ho, mi dispiace, non ce l'ho. Non è bello, non è fico, perché quegli altri 60 o non ti ritornano, vanno a trovarlo da un'altra parte, oppure semmai li puoi far ritornare con attività di scontistica e via dicendo. Quindi dicevo, anche le debolezze, analizzatele, perché riconoscere le proprie debolezze è un valore aggiunto. Analizzare anche l'ambito in cui io opero, il mercato di riferimento è inteso anche proprio offline, quindi vedere gli eventi, se sono per esempio a giugno ho lavorato per Booking, abbiamo parecchio analizzato che gli alberghi dovrebbero fare anche attività di comunicazione legate agli eventi. Spesso e volentieri l'albergo comunica solo la bellezza delle stanze, la posizione, ma mai ciò che si può offrire al proprio cliente nel periodo in cui soggiorna lì. Quando parliamo di emozione è come se colloquiassimo con il cuore, perché ovviamente il cuore è l'organo che ci dà più il senso dell'emozione, però come ben sapete il cuore non ha cervello, tutto avviene qui nella nostra mente, anche quando creiamo vogliamo creare un'emozione in realtà avviene qui, però l'abbiamo lo stesso differenziato mettendo di conto cervello versus cuore, proprio perché cerchiamo di differenziare la volontà di creare delle emozioni con la volontà di persuadere. Quindi il concetto di questo workshop è di arrivare a non parlare al cuore ma al cervello. Questo che cosa significa? Quando noi parliamo al cuore, come vi ho detto, cerchiamo di creare un'emozione con il testo che elaboriamo, cerchiamo di scegliere la parola giusta nel creare questa emozione. Cerchiamo di emergere dalla massa, di essere il più originali possibili, poi vi farò vedere la differenza tra originalità e novità, quindi cerchiamo sempre di essere innovativi, originali, di cercare la frase ad effetto per qualsiasi cliente, ovviamente non è un caso specifico, però ecco, dobbiamo creare un'emozione. Però quando creiamo un'emozione significa che noi dobbiamo parlare con i sensi, udito, vista, tatto, eccetera, eccetera. Quando noi parliamo con i sensi, o parliamo ai sensi, noi ci dobbiamo confrontare con 11 milioni di informazioni al secondo elaborate dal nostro cervello. Vi ho messo questo punto esclamativo per farvi capire che i vostri competitors sono 11 milioni al secondo. Che cosa significa questo? Che quando noi creiamo la frase ad effetto e chi la sta leggendo, nel mentre che utilizza la vista, utilizza l'occhio, utilizza il tatto, odora, quindi la nostra frase si va a scontrare in un totale di 11 milioni di informazioni e sono i nostri competitor. Quindi noi attraverso quella frase dobbiamo catturare l'attenzione. Questo se stiamo parlando al cuore. Parliamo al cervello.